Quando proposi la teoria della relatività pochissimi mi capirono e anche quello che rivelerò a te ora perché tu lo trasmetta all'umanità si scontrerà con l'incomprensione e i pregiudizi del mondo comunque ti chiedo che tu lo custodisca per tutto il tempo necessario anni decenni fino a quando la società sarà progredita abbastanza per accettare quel che ti spiego qui di seguito vi è una forza estremamente potente, per la quale la scienza, finora, non ha trovato una spiegazione formale. È una forza che comprende e gestisce tutte le altre. Ed è anche dietro qualsiasi fenomeno che opera nell'universo e che non è stato ancora individuato da noi. Questa forza universale è... L'amore. Quando gli scienziati erano alla ricerca di una teoria unificata dell'universo, dimenticarono la più invisibile e potente delle forze. L'amore è luce, visto che illumina chi lo dà e chi lo riceve. L'amore è gravità, perché fa in modo che alcune persone si sentano attratte da altre. L'amore è potenza perché moltiplica il meglio che è in noi e permette che l'umanità non si estingua nel suo cieco egoismo. L'amore svela e rivela. Per amore si vive e si muore. Questa forza spiega il tutto e dà un senso maiuscolo alla vita. Questa è la variabile che abbiamo ignorato per troppo tempo, forse perché l'amore ci fa paura visto che è l'unica energia dell'universo che l'uomo non ha imparato a manovrare a suo piacimento. Per dare visibilità all'amore ho fatto una semplice sostituzione nella mia più celebre equazione. Se invece di E uguale MC2 accettiamo che l'energia per guarire il mondo possa essere ottenuta attraverso l'amore, moltiplicato per la velocità della luce al quadrato, giungeremo alla conclusione che l'amore è la forza più potente che esista, perché non ha limiti. Dopo il fallimento dell'umanità nell'uso e il controllo delle altre forze dell'universo, che si sono rivolte contro di noi, è arrivato il momento di nutrirci di un altro tipo di energia. Se vogliamo che la nostra specie sopravviva, se vogliamo trovare un significato alla vita, se vogliamo salvare il mondo e ogni essere senziente che lo abita. L'amore è l'unica e l'ultima risposta. Forse non siamo ancora pronti per fabbricare una bomba d'amore, un artefatto abbastanza potente da distruggere tutto l'odio, l'egoismo e l'avidità che affliggono il pianeta. Tuttavia ogni individuo porta in sé un piccolo ma potente generatore d'amore, la cui energia aspetta solo di essere rilasciata. Quando impareremo a dare e ricevere questa energia universale, Lizard cara, vedremo come l'amore vince tutto, trascende tutto e può tutto, perché l'amore è la quintessenza della vita. Sono profondamente dispiaciuto di non averti potuto esprimere ciò che contiene il mio cuore, che per tutta la vita ha battuto silenziosamente per te. Forse è troppo tardi per chiedere scusa, ma siccome il tempo è relativo, ho bisogno di dirti che ti amo e che grazie a te sono arrivato all'ultima risposta, tuo padre Albert. Einstein.